10 minuti, l'attualità a colori di Claudio Michalizio. Bentornati ai nostri 10 minuti. C'è una notizia in questo martedì che sta già facendo discutere, c'è chi la bolla come una boutade, dice vedrete che alla fine non se ne farà nulla, e chi invece la usa già come pretesto per fare polemica e dire vedete il governo vuole alzare le tasse, non risparmia nessuno, neanche i turisti. Forse ne avrete sentito parlare anche voi nella bozza di un decreto che dovrebbe essere presentato in queste ore, il decreto di agosto al Consiglio dei Ministri, c'è l'ipotesi di rivedere la tassa di soggiorno, che è quella tassa che si paga quando si va in vacanza, non importa se si sia italiani o turisti stranieri, in una località a vocazione turistica. L'importo può cambiare da 1 a 10 euro mediamente, si paga per ogni persona e per ogni pernottamento, per ogni giorno di pernottamento. È una tassa che molto spesso viene mal digerita dai turisti, ma ancor di più dagli albergatori, da tutti coloro che dovrebbero esigerla, perché spetta a chi ospita il turista ed è a capo di una struttura ricettiva incassare il denaro e poi devolverlo all'amministrazione comunale. Gli albergatori si arrabbiano perché dicono questa tassa alla fine pesa sui portafogli dei villeggianti, i quali pensano che ce la inteschiamo noi, mentre in realtà noi siamo soltanto dei gabellieri. Il decreto di agosto vuole mettere un po' di ordine su questa selva di provvedimenti, vuole estenderla a tutti i comuni, non soltanto a quelli a più spiccata vocazione turistica, e vuole anche mettere delle regole più precise, par di capire, sull'ammontare dell'imposta fino a 5 euro a persona e a notte. Su questa norma, dicevamo, molto spesso si discute, c'è chi dice che è soltanto una gabella, un'imposta tra le tante che l'Italia incassa, e chi invece dice no, perché guardate che con questa misura per esempio si pagano tutta una serie di servizi che gravano sulla collettività, anche se magari soltanto i turisti ne usufruiscono nei periodi di villeggiatura. Io non so quale sia la vostra posizione a riguardo, ma mi piacerebbe poter aprire un dibattito qui con voi, e lo facciamo da una ribalta importante quale Pavia 1 TV e Lombardia Live 24, due emittenti che raccontano tutti i giorni i territori meravigliosi, la provincia di Pavia da una parte, la Lombardia dall'altra, che hanno una loro vocazione turistica, magari non del tutto ancora sviluppata, magari ricca di opportunità che ancora meriterebbero di essere colte, ma noi sappiamo come il turismo rappresenti per alcune zone una sorta di bella addormentata. È tanto o poco? Qualche giorno fa, anzi qualche settimana fa, aveva fatto discutere il caso della città di Venezia, primo caso di città che ha deciso di introdurre un ticket per tutti coloro che scelgono di trascorrere poche ore durante le giornate di festa, per esempio, nella città lagunare, e magari non pernottano neanche, sono quelli che fanno le classiche gite fuori porta che magari durano poche ore, possono essere quelli che a bordo delle navi da crociera fanno scalo in laguna e poi ripartono subito dopo, affollano la città ma economicamente portano poco vantaggio. Il comune di Venezia ha introdotto un ticket a 5 euro e anche in quell'occasione il dibattito divampò, come spesso capita nel nostro paese. Lo strappo che la regia ci propone è tratto dal periodico Il Piccolo, che viene edito in provincia di Alessandria, è uno dei tanti giornali che ha rilanciato un'idea, qualcuno dice una provocazione, lanciata da un imprenditore oltrepadano che da qualche tempo ha alcuni interessi anche nel vicino Piemonte, in modo particolare in provincia di Alessandria, Tortona. Stiamo parlando di Luca Sforzini, che vedete in questa inquadratura, in questa fotografia, e che ha rilevato un castello che ora sta ristrutturando e, come avrebbero fatto i mecenati di un tempo, vuole restituire alla pubblica fruizione del territorio. Lui dice: attenzione, non soltanto vanno bene i ticket d'ingresso nelle città turistiche, ma dovrebbero essere estesi a tutta Italia. Perché? Perché trasmettono un messaggio che altrimenti
rischia di non essere chiaro ai turisti visitatori che l'Italia è un paese bello, ricco di arte, ricco di testimonianza, che però non è qualcosa che deve essere percepito come scontato, come gratuito. Per dare valore bisogna che anche il turista, mordi e fuggi e non soltanto, sappia che deve pagare qualcosa, perché la sua presenza ha un impatto su quel territorio, ha un impatto sulla collettività, ha un impatto sui servizi, ha un impatto anche sulla conservazione delle opere d'arte, dei monumenti, dei luoghi di cultura che quel territorio offre al turista. Dare tutto gratuitamente finisce per non far apprezzare il valore ai fruitori di quella località o di quel territorio. Ecco, due visioni diametralmente opposte. Da una parte di chi dice no, il turismo è una risorsa meravigliosa che abbiamo avuto in eredità, spetta a noi custodirla, questo sì, ma deve essere condivisa con la collettività, e chi, come l'imprenditore Sforzini, dice no, al contrario, per far percepire il valore di un'opera d'arte, per responsabilizzare il fruitore, il turista, bisogna che anche lui metta mano al portafoglio. È un sistema educativo, se volete, un po' discutibile, ma sicuramente se tu tocchi qualcuno nei soldi, nel portafoglio, la sua attenzione, il suo livello di consapevolezza quantomeno viene solleticato a capire che nulla è dovuto e nulla è gratuito. Voi come la pensate? Devo dire, io personalmente appartengo più alla prima categoria di commentatori che reputa la tassa di soggiorno una imposta che, per carità, è anche giusto pagare, ha anche un valore forse di tipo educativo, ma rischia, soprattutto sui soggiorni nelle località più importanti e soprattutto per i soggiorni più prolungati, di rappresentare una cifra che magari non è un deterrente per chi ha un'alta capacità di spesa, ma per una famiglia alle prese con le difficoltà economiche della vita di tutti i giorni può rappresentare invece un fastidio, possiamo usare questa espressione. D'altro canto, ho avuto modo di parlare personalmente con Sforzini quando lanciò questa provocazione, e devo dire che anche le sue motivazioni hanno un qualcosa di fondato. Ma allora qual è il giusto approccio a quella meraviglia, a quello scrigno di bellezze ambientali, enogastronomiche, turistiche, culturali che l'esperienza di una vacanza in Italia può offrire ai cittadini? Deve essere gratuita, oppure una tassa per il soggiorno, se adeguatamente spiegata e soprattutto se commisurata anche a un giusto livello di spesa, può rappresentare un modo per evitare, per esempio, i vandalismi? Quante volte le cronache raccontano di turisti stranieri o italiani, non importa, che magari imbrattano i monumenti della nostra città. Davvero, facendo pagare loro un ticket d'ingresso, o in questo caso stiamo parlando della tassa di soggiorno, lì si responsabilizza? Davvero questi soldi poi permettono agli enti locali e agli enti pubblici di meglio fronteggiare gli investimenti necessari per garantire dei servizi che nei periodi di alta stagione sono fruiti anche dai turisti, mentre di solito restano appannaggio soltanto dei cittadini di un determinato luogo nei periodi di bassa stagione? Ecco, tutto questo è un tema sul quale bisognerebbe aprire una seria riflessione nel momento in cui davvero il decreto di agosto vuole rivedere le regole sulla tassa di soggiorno, che, è vero, probabilmente non cambia la vita di nessuno, ma che può essere un pessimo biglietto da visita, soprattutto in quelle località che, a fronte del pagamento di questa gabella, non sono in grado di garantire adeguati servizi su misura per il turista. E da questo punto di vista si potrebbe aprire un cahier de doléances, direbbero i francesi, di parecchie pagine. Voi come la pensate? Vedete ancora in sovraimpressione le modalità per interagire con noi? Scriveteci via mail o via WhatsApp, ci farà piacere leggervi e, perché no, rendervi protagonista in una prossima puntata di 10 minuti qui su Pavia 1 TV e Lombardia Live 24. Grazie per averci seguito e appuntamento domani. 10 minuti, l'attualità a colori, di Claudio Michalizio.